stato chiesto di commentare quella che è stata questa iniziativa molto bella, molto interessante, che è i tratti del respiro, che ha coinvolto i pazienti e i clinici, ma anche dei grafici, dei vignettisti. Quindi è stata un'iniziativa estremamente interessante, a cui ho collaborato veramente con molto piacere, perché mi è stato chiesto, per come clinico, di raccontare una mia storia, cioè di far diventare il mio vissuto una storia che potesse essere resa dal punto di vista con delle vignette, che è un linguaggio diverso, immediato, grafico, per raccontare la storia di un giovane paziente malato. I pazienti hanno raccontato il loro vissuto. Il senso è stato quello di far capire come all'interno di una patologia così diffusa purtroppo ancora, come il tumore del polmone, una patologia spesso legata al fumo che rappresenta ancora oggi qualcosa da debellare per ridurre l'incidenza, impattare sull'incidenza e riducendola di questa patologia, ma che purtroppo si è visto coinvolgere anche pazienti non fumatori, anche pazienti giovani. E il dato più importante che questo evento ha voluto far evidenziare e che rappresenta la particolarità di questo anno, del 2021, che è l'anno in cui la patologia polmonare ha visto ulteriori possibilità terapeutiche che coinvolgono sempre più pazienti, una medicina, una terapia personalizzata che va individuata, cioè su particolari mutazioni che esprime questa patologia, questa malattia, che intanto vanno quindi cercate per essere individuate, per poter dare a più pazienti possibili la migliore opportunità terapeutica. Il messaggio che io voglio dare, che ho voluto dare tramite questo evento e che approfitto di questa occasione per dare ancora oggi, è sia ai medici che curano i pazienti che anche ai pazienti di essere consapevoli dei loro diritti ad una diagnosi completa. E se purtroppo ci si trova di fronte a una diagnosi di tumore del polmone, spesso un adenocarcinoma, che è la tipologia di tumore del polmone più frequente, di avere una diagnosi che preveda una profilazione molecolare, in modo da dare l'opportunità al clinico che segue il paziente di dare la terapia giusta al paziente giusto.